finisce in parità il match tra Gelbison e Francavilla, una partita varia di emozioni che comunque regala un punto a testa alle due formazioni per la corsa alla salvezza diretta. Per i sindici, secondo pareggio consecutivo che conferma la netta ripresa in campionato. Nel primo tempo, leggera supremazia dei padroni di casa, che però non si concretizza in gol. La ripresa si apre con un gol annullato al 14° al Francavilla, che fa arrabbiare nel dopopartita i dirigenti rossoblù. Gol di Gasparini, annullato per presunto fallo su Santo Nicola. Nel finale invece i padroni di casa hanno l'occasione per vincere la gara, con Iorio che si vede parare sulla linea il suo tiro ravvicinato da Scalese. Secondo i padroni di casa la palla era entrata, ma finisce 0-0 con un punto a testa come era finita all'andata.